Ciao a tutti, da me e da Pomettino. Allora, oggi siamo qui con la seconda bambolina da andare a scoprire nel pacco da 6. Molto bene, e oggi è il turno di Poppy. L'altra volta abbiamo fatto Ruby, oggi facciamo Poppy. Allora, prima di tirarla fuori dalla scatola, vedo già che il test dei capelli non è che passerà molto bene, perché comunque anche qua c'è un po' da dire, secondo me, sia sull'abbigliamento, sulle scarpe, sui capelli. Sono anche molto curiosa di vedere le farfalline come sono state attaccate nei capelli, perché in teoria non ha neanche chissà che pettinatura poi da rifare. Comunque adesso la levo dalla scatola, che è abbastanza ingombrante, e poi la vediamo. Ok, allora Pomettino, puoi venire qui. Tanto che ho preso Pomettino, vi faccio vedere anche che ha una nuova piantina apposta per Poppy, perché è arancione come Poppy. Guarda un po', che bel pandan. Allora, eccoci qua. Ho già montato lo stand, che è ovviamente arancione, che non mette a fuoco. Eccolo qui, arancione glitteroso, sempre con il pettinino arancione glitteroso. Molto bene. Perfetto, e ora andiamo alla scoperta di Poppy. Perfetto, le ho rialzato la testa perché era stortissima. Anche le braccia mi sembrano un po' storte, poi andremo a capire un po'. Che, da cosa partire? Ma che ne so, cioè, ha tante cose su. Questo devo capire se è un vestito o se è una gonna, però a quanto pare mi sembra un vestito molto bene, anche perché questo abbinamento di come vestita anche no. Allora, partiamo dai capelli, così posso toccarla bene. Qua, come dicevo prima, il test dei capelli qua sono durissimi, sentite. E anche di qua, penso. Ma qua sono ancora più duri! Porca miseria, qua sono durissimi. Guardate qui. Incredibile. Poi invece dietro sono un po' incasinati, molto incasinati come potete vedere, però almeno qua sono morbidi. Perfetto. Adesso capiamo qua le mollettine come sono attaccate. Non lo so, non capisco. Però metti a fuoco mentre faccio questa operazione. Ma c'è i buchi in testa anche lei? Ma seri? Facciamo che non gli... come faccio a lavarle i capelli se non gliele levo? Ma perché fanno le cose così complicate? Non capisco. A parte che non vorrei spaccarlo. Non ci sto capendo niente. Qua c'è un codino che non so che cosa serve. Non ho capito. Come... Devo un attimo capire qua... Però lo vediamo dopo, ma è difficilissimo perché mi sembrava che avesse il pirulo come il cappello. Però, cioè, sto tirando, di brutto, ma non si leva un tubo. Non lo so, non lo so. Comunque, andiamo avanti. Leviamole questo giacchettino che è durissimo, tutto duro qua, tutto complicato e duro. Partiamo bene. Allora, una ce l'ho fatta. Sistemiamo il braccio. Mi spiace che non metta fuoco, ma guardo nella telecamera o guardo lei in questi momenti difficili. Ok, vediamo questo è veramente duro, Guardate, sentite. Questo è molto duro. Poi c'è tutta questa etichetta che potevano anche farla leggermente più piccolina, ma vabbè. Carino qua, però non glielo metto più anche perché è stato abbastanza complicato. Poi abbiamo questo top che glielo leviamo subito perché non c'entra proprio un tubo. E vediamo cosa abbiamo sotto. Oh, ma c'è un bel vestitino! Oh, guardate che carino! Ma sì! E non ha sotto, a parte che devo dirlo subito, a me questi stivaloni qua non mi piacciono, ma neanche un po'. Quindi fatemi capire come si levano un attimo.
Ma è davvero complicata qua spogliarla lei, eh? Porca miseria. Cavolo. Ok. Cioè, direi proprio di no. Questa va insieme al giacchettino e anche questa. No, no. Momento ASMR. Ok. E anche tu non ci servi più. E nemmeno questo che non ho ancora visto. Molto carino, ma no, no, no. Sembra un po' quello che va su Ruby. Ma non mi piace nemmeno un pochino. Praticamente l'ho lasciata con solamente questo bel vestitino, che è molto carino. Sì, molto carino, le spalline. Sì. Diciamo che ha due strati. Sì, e sotto c'è la mutanda arancio. Perfetto, anche lei non ha sullo smalto come Ruby, quindi probabilmente sarà la prima serie senza smalto. Non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Perfetto. Adesso ho pensato, essendo che avevo già visto che le scarpe non mi piacevano nemmeno un po', di provare a metterle queste. Queste sono quelle di Amaya, che sono nere e trasparenti, però hanno la scritta Rainbow Oro. E secondo me ci stanno qui. Proviamo. Un attimo a capire qual è che si mette. Allora, vediamo un po'. Facciamo passare prima il pirulo, qua è sempre tutto così complicato. Ok, e una. E adesso mettiamo l'altra, sperando di averle messe dritte e non al contrario. Vediamo. Sono le uniche scarpe che ho che si possono avvicinare al colore di Poppy. Si mette a fuoco niente? Sì, secondo me così sì. Sì, perché comunque il nero si va a abbinare con le farfalline che ha in testa. Magari adesso vedo se ho qualcosa. Potevano stringerle un pochino qua. Magari le metto dietro una mollettina per stringere il vestito. Perché è un po' troppo largo, secondo me. O magari cerco se ho una cintura o un qualcosa. Adesso cerco tutto quello che devo cercare e provo anche un attimo a vedere il fatto delle farfalline. Così magari senza davanti al te il telefono riesco a un attimo a capire come funziona. E poi andiamo avanti a vedere perché così mi sembra un po' pigiamino. Vedete un po' troppo. Non lo so, non lo so. Allora, c'è stato un cambio di programma. Le mollettine non sono riuscita a toglierle perché non so se sono incastrate bene bene, ma non voglio, cioè ho proprio tirato, ma a quanto pare non vogliono venire via, quindi vabbè. Poi aveva un codino qui e uno qui e li ho levati perché penso che non servono un tubo, quindi le farò uno shampoo prendendo anche le farfalline che devo fare. Cosa devo fare? Poi vedrò, tanto i capelli qua sono un po' boccolosi, quindi dovrò tamponare, vabbè, ma nessuna pettinatura strana. Vedrò un attimo come fare qui. Poi per quanto riguarda il vestito, le ho messo un codino qua, un codino arancione, così ovviamente perché è il colore dell'arancione, e l'ho stretto un po' dietro, così il vestito sta più su ed è più stabile. Perfetto, invece poi per le scarpe le ho messo queste. Perché è tipo lo stesso colore. Quello là non so, non mi soddisfava molto, ok? Quindi ho preferito. Niente, no. Ho preferito metterle così. Poi dovrò sistemarla un po'. Ok, vediamola sullo stand come sta. Tira giù le braccia. A parte che ha dei capelli veramente osceni. Sì, ci sta. È una Poppy un po' diversa, dai. Molto diversa dal suo look, perché meglio questi così qua non gli voglio rimettere. Questo coso qua di plastica nemmeno e questo neanche, quindi sarà così, questo è il look di Poppy. Adesso l'andiamo a infagottare per bene. Questo stand vuole tenersela. Così le andiamo a fare un bello shampoo e vediamo un po'. Soprattutto ste cavolo di farfalline. Qua mi sa che gli ho tagliato un po' di capelli, o era già così. C'ho questo ciuffettino qua. Vabbè, in bacucca mount.
Allora, vado un attimo a tagliarle un po' di cappellini che non dovrebbero esserci, tipo vedete tutta questa parte. Facciamo da capo, per favore. Ok. Molto bene. E adesso vi faccio anche vedere quanti capelli ha perso. Ultimamente lo sto facendo, quindi facciamolo anche adesso, sempre che riesco a prendere. Ne ha persi abbastanza. Ok, adesso le vado a tamponare bene i capelli e aspetto che si asciugano. Ovviamente non tutti, perché come ben sappiamo non aspetto mai fino alla fine. Ok, allora, come ho detto 2 secondi fa per voi, ma non per me, sono asciugati, sì, ma non tu del tutto, del todos. Infatti davanti, come si può ben vedere, sono asciutti, invece dietro c'è questa parte qua in mezzo che è ancora bagnata, però come si vede il boccolotto, il mossetto c'è, quindi ogni tanto faccio un po' così, ma ok, devi solamente asciugare qua. Allora, è stato abbastanza complicato per il discorso farfalline, infatti farci stare un po' ciuffi di qui, un po' di ciuffi di là, così però ce l'ho fatta e le ho fatto questa pettinatura, le ho fatto andare i capelli qui indietro, qua glielo ho lasciati giù. Poi qua ho fatto andare un ciuffo indietro e poi qua le ho lasciato questo, chiamiamolo, ciuffo più morbido, anche da farlo restare magari anche un po' più avanti, non lo so, o semplicemente poi spostarlo indietro. Poi il cavolo che si vuole fare. Molto bene, molto bene, molto bene. Ed è così. Adesso che abbiamo visto questo, facciamo un applauso ovviamente alla foto di rito, che non può mai mancare, molto bene. E poi, come ho fatto con Ruby l'altra volta, voglio farla anche con Poppy, mettere confronto la Poppy normale, questa con la Poppy cheerleader. Ecco qui, questa è la differenza. A parte che questa Poppy che ho io ha uno sguardo molto molto particolare, secondo me. Devo dire che è carina, sono carine tutte e due, sono molto diverse tutte e due, pur essendo lo stesso personaggio, però devo dire che cos'è che cambia? Ah sì, qua ci sono le righe nere e qua no, vabbè. Poi per il resto il trucco, devo dire che comunque il trucco qua mi piace. Spostiamo un attimo questa Poppy. Devo dire che avrei fatto tutto il trucco, cioè tutto il trucco della bocca, il rossetto, tutto con questo colore qui, senza queste righe. Secondo me sarebbe stato più carino, però devo dire che è molto carina così, molto, come dire, non mi viene il termine, porca miseria, delicato, ok? Possiamo dire delicato, diciamo delicato. Come anche il trucco sugli occhi, c'è qualche glitterino arance rosa con i suoi capelli che sono arance rosa, poi c'è il trucchetto qui sulle guance e poi tutta luccicosa anche lei in faccia, vedete? Così, molto molto bene. Poi per il resto diciamo che le ho cambiato praticamente tutto l'outfit perché non mi piaceva proprio. Lei è bella, anche perché l'ho rivalutata molto in questo periodo, devo dire che è entrata nella mia top preferite, quindi molto bene. Poi, se voi sapete soprattutto una cosa importantissima, cioè queste farfalle qua si staccano o sono trapiantate dentro proprio nella testa, nel cervello, fino alle ossa? Molto bene, fatemi sapere se sapete questa cosa. Poi, mettiamola sullo stand. Dun 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 dun. Pomettino! No, Pomettino, perché sei caduto così? Vuoi fare il protagonista? Vuoi sentirti protagonista di qualcosa? Tanto che io sistemo Poppy. Dici? E di. Ecco. A parte che c'è il tavolo che è un po' storto e va un po' in avanti, però vabbè, ci sta. Molto bene. E i capelli così, qua purtroppo è venuto un po' nuvoloso adesso e non è che si veda tanto bene il reparto capelli, però sono davvero bellissimi, soprattutto questo ciuffetto qua che scende così. Il pettinino, se non me lo dimentico. Poi volevo farvi vedere l'oscenità che ho fatto con questi due appendini. Vi sembra una roba decente? Sono sceni.
Sono sceni e l'ho fatto per il toppettino così e per questo giacchettino qua di plastica. Ne ho fatto uno giallo e uno rosso perché non ho l'arancio, non ci sono quegli arancioni così, quindi giallo e rosso in teoria fa arancione, quindi molto molto bene. Perfetto, io penso di aver detto tutto. Non lo so. A parte averle cambiato completamente il look, per il momento queste scarpe qua sono quelle che si abbinavano di più al vestito. Le ho fatto la cintura con il codino che di solito metto in testa, ma chi se ne frega dove sta bene. Sta bene? È buono, è buono. Che dire? Cosa dire? Ah, una cosa c'è che vi voglio dire. Giù nella descrizione, nell'info box, chiamatelo come cavolo volete, oltre al mio Instagram c'è anche la mia lista di desideri di Amazon. Ci sono cose davvero molto carine, se avete voglia andate a vedere. Molto bene. Niente, quindi io direi che è arrivato il momento di salutare, Pomettino. Molto bravo, Pomettino. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.